dagli studi di Video Novara, Liberi di Ballare, un programma della discoteca Il Globo di Borgo Vercelli, da seguire, da amare, tutto per voi. In studio, con la partecipazione di tanti ospiti, conduce Roberto Baruffa. Ma che bella estate, io non vedo l'ora di Signori, buonasera a tutti, benvenuti anche questa sera. Io vi ringrazio di permetterci di entrare nelle vostre case dalle 18 alle 19, questo appuntamento che ogni mercoledì, ormai per la terza edizione, si presenta nelle vostre case. Abbiamo come sempre tanti ospiti, dovrò presentarli sicuramente con un volto femminile, oltre ad essere una bravissima cantante, e da quest'anno si è anche scoperta una brava presentatrice. Quindi l'accogliamo con un grande applauso, Daniela della Beppe Dani Band. Daniela, ciao! Ciao Roberto! Che sorpresa, come va? Ah, baciamoci, guarda qua, tempo. Che meraviglia, è un'ora che stiamo già parlando, esatto, per cercare di dare continuità al programma, logicamente per non annoiarvi mentre voi state preparando la cena. Sono mancata? Tantissimo. Immagino. Veramente tanto. Ci io credete anzi, voi, ti ringrazio ma... che tu mi hai fatto questa domanda, tanto sì, davvero, al punto che dobbiamo fare gli auguri di buon onomastico, cosa c'entra? Una mazza. Di buon onomastico a Germano, facciamo un grande applauso. Abbiamo fatto uno strappo alla regola. Abbiamo sempre dei grandi ospiti, non soltanto Canori, abbiamo l'angolo della curiosità, andiamo a vedere nuovamente poi qualche curiosità nel mondo del latinoamericano, del liscio, per quanto riguarda gli accessori, le scarpe da ballo, i vestiti, ma quello lo vedremo successivamente. Mentre invece, un po' di mal di gola. Mannaggia, mali di stagione. Mali di stagione. Senti, vengono da lontano. Vengono da lontano, da Veneto. Ho fatto un viaggio lungo. Però prima che non pioveva, adesso però... C'era nebbia, però, d'altra parte. E c'era d'altra parte Mary Elisa. Venite qua con me, belle fanciulle, prendete anche un microfono. Prego. Chi è che canta adesso poi in questa canzone delle due? Io. Canti tu. Secondo me chi canta? Ah già, è voi. Cantate in due. Che meraviglia. E come sta andando? Sta andando benissimo. Che è la cosa più bella muove del mondo. Presentare senza chiedere a com'è andata l'estate per la vostra orchestra, e tutti dicono sì, è andata bene, perché cosa possiamo dire? Sì, è stata un'estate di fame, cinque, no? Mesi. E mentre invece presentiamo questa cosa meravigliosa, che sta andando bene. Sta andando benissimo. Scalcia e si fa sentire, canta già, maschio o femmina? D'altra parte. La settimana prossima sappiamo se è maschio o femmina, ve lo farò sapere. Sì, sì, lo dobbiamo sapere. Mi dicevi, possiamo ricordare poi? Ah, che ecco, roba, meraviglioso. Poco niente. Adesso a che punto siamo? Quinto mese. Sì. E quindi abbiamo passato i mesi più difficili. Sì, no? Assolutamente, li abbiamo passati lavorando, cantando, quindi dicono canta che ti passa, e così è stato. Senti, l'estate che dicevamo che di solito si chiede quello, chiediamo anche sì, voi. Sì, è andata davvero bene, grande ma voi andate bene davvero, perché so che avete fatto tante feste, tante piazze, sì, anche sì, in questa zona, tra parentesi, la zona di Novara, di Vercelli, cominciano a conoscere questo nome quando noi lo diciamo, e quindi quando sarete ancora di più, vorrete... Sì, aumenteremo in orchestra, sì. Da preparare. Se, l'ha acceso lei, bella donna, sì. Certo. Dica qualcosa anche lei. Ciao. Ciao. Mi sei mancato. Lo so, immagino. Lo so. Sono quelle ruffianate che si fanno in televisione, perché giustamente uno dice, vabbè, aspetta che gli faccio fare una bella figura. Potete fare un primo piano, cortesemente, alla guancia di Roberto. Esatto. Mi sono messo a favore di telecamera. Così. Ecco, gira ancora. Perfetto. Amici, il tempo sennò poi è tiranno, dobbiamo correre poi alla fine, di conseguenza presentiamo il primo pezzo, bellissimo primo sì, pezzo. Una canzone scritta insieme a Stefano Del Nevo, sì, un numero a garanzia, comunque è un brano che parla di sogni, per tutti coloro che hanno dei grandi o piccoli sogni nel cassetto, io l'ho avuto questo grande dono e quindi ve lo dedico, i sogni. I sogni, Elisa, per voi. Non si può fermare quello
che ti senti che vuoi far. I sogni che muoiono all'alba son briciole scintille, nulla più. Ma i sogni ad occhi aperti fatti col sole che desideri, voglie, simpatie, ricercando gioie ed allegrie, stare bene insieme con la gente, vivere con poco o quasi niente. Non ti lascia mai, sempre tu l'avrai, la voglia di sognar non perderai. Non finisce qui, non si può fermare quello che ti senti e che vuoi far. I sogni che muoiono all'alba son briciole scintille, nulla più. Ma i sogni ad occhi aperti fatti col sole che brilla complimenti. Grazie. Bellissima la canzone. Grazie. Complimenti. L'orchestra Mary Elisa, vedevo anche il pubblico, chi teneva il tempo, chi la cantava, quindi sono dire... meravigliosi. Sì, sono grandi amici che vengono a ballare al Globo, guarda, è stato un gran piacere poterli ritrovare. Sì. Il Globo. La Maxi Discoteca, il Globo di Borgo Vercelli. 5 sale, 5 tipi di musica diverse. Liscio, latinoamericano, commerciale, revival, disco music. Venerdì 3 gennaio al Globo si balla con Stefano Frigerio, sabato 4 i Panda, domenica 5 Katia e gli Ikebana e amici ricordatelo l'appuntamento di lunedì 6 gennaio l'Epifania con l'orchestra Il Grande Evento. 5 sale, 5 generi musicali, per le vostre prenotazioni personale qualificato a vostra disposizione 0161 21 35 78. Tanto qua... Qua noi facciamo tutto in diretta e di conseguenza se qualche volta, infatti c'è sempre Cabrio che dicono mi raccomando non passare davanti alla telecamera, non mi ballare, e lui puntualmente passa. Tra parentesi abbiamo accennato Cabrio che non ha ancora avuto il suo spazio di presentazione. Alias Cabrio insieme a noi. Buongiorno. Alias Cabrio. Lei come vede alla tastiera della fisarmonica, esatto, lui invidioso ha voluto suonare qua. Sì. Le può suonare tranquillamente. Poi la fisarmonica a cerniera. A cerniera, non a bottoni. Bellissima, bellissima. Stasera mi sembra leggermente, cioè è quasi vestito, quasi, è quasi vestito come uno normale, quasi, però... Perché? No, davvero, davvero. Sembra juventino. No, ma poi no, di solito... io non sono no, no, ma poi lui è 1,20, di solito mette 56 di scarpe. A me dà quell'impressione. No, ma questo non è 56. No, no. Sarà 52. Molto ma... bello. È una pinna. Voi le avete lì nel vostro negozio il 56? Sì, perché fate le misure... Facciamo fino al 60.
A 60, bene, 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 bene. Andiamo avanti. Che grazie maestro, prego, grazie di prego, cuore, grazie mille. Eccoci, io ti ringrazio per avermi invitato. Paolo, ciao, Paolo Bagnasco in nostra compagnia, anche Video Novara, un nuovo volto per Video Novara. In effetti nelle altre due edizioni non era venuto il Lazzarone a trovarci, ma adesso invece sì, siamo riusciti a prendere, abbiamo detto tu questa volta devi venire. Una nuova faccia. Una nuova faccia, un nuovo look. Quello del 2013-2014, con uno strumento meraviglioso che lui sa maneggiare con grande arte e destrezza. Infatti la fisarmonica è uno dei cavalli di battaglia, uno degli strumenti principe del mondo del liscio e del mondo che frequentiamo. Purtroppo sta andando un po' in disuso. È vero, è vero. Infatti, siccome vuole andare in disuso, qualcuno vuole farlo andare in disuso, noi invece la presentiamo con grande fierezza. Senti, cosa ci suoni adesso di bello? Mi hanno chiesto di portare un brano un po' d'attrazione, allora ho pensato di portarti Cavalleria Russa, che è una charla che bello, che bello. Pensavo di portare il volo del Calabrone, ma secondo me appunto settimana scorsa è meglio di no. È meglio di no. Però magari novembre-dicembre, se viene a trovarci, mi raccomando, quella ce la devi portare. Porti il Calabrone. Porti il Calabrone insieme a me e così facciamo Paolo Bagnasco. Eccomi. Andiamo bene.
Signori, per noi Paolo Bagnasco. Complimenti. Grazie. Che meraviglia! E qualcuno dice che vuole togliere, cioè un po' in disuso la fisarmonica, pensi? Sono dei sì, pazzi. In alcuni posti sì, effettivamente si fa meno liscio di fisarmonica, comunque cerchiamo di integrarla magari nelle cumbie, nel moderno. Nei balli di gruppo. Nei balli di gruppo, sì. Nelle baciate, lo uso molto nelle baciate anche. Bene, bene. E allora dopo ci farai sentire un altro pezzo. Un altro pezzo, va bene. Bene. D'accordo, grazie okay, mille. Grazie. Per bravo adesso andiamo verso l'angolo del Attilio Spettacoli. Siamo vicini alla... No. Prima mi ha fatto vedere come dovevo mettermi, adesso però come, non mi ricordo... No, è meglio se lo fai vedere allora, te, guarda, ti faccio vedere. Ti devi mettere qua così, con la mano. Attilio Spettacoli, sa? Perché praticamente noi, insieme all'Attilio, che abbiamo la possibilità con gli spettacoli come agenzia, orchestre da ballo, orchestre dal vivo, anni 60, in particolare anche alla questa musica live, tributi, che cominciano ad andare. Sì, va tributi, molto di moda. Sì, in modo particolare, artisti. A te cosa piace in modo particolare? Ma artisti stranieri, adesso so che vanno molto di moda gli artisti anche italiani, tributo a Biagio Antonacci, tributo agli 883. Sì, no, a me piacevano tantissimo i tributi... No, di là, di là. Tributi ai nomadi. Anche ai nomadi, sì. A me piacevano molto. E no, lo fanno quello di Biagio Antonacci? Sì, secondo me sì, qualcuno magari sta nascendo. Beh, i nomadi logicamente sono i tributi più famosi. Quelli che a me piacevano un casino. Ah. Comunque, il numero di telefono, che l'hanno scritto, come vedete, in una posizione comodissima, lo dico tutte le settimane perché mi viene da dirlo, 347-4331-689, 347-4331-689, però per fortuna abbiamo anche il contributo filmato, così almeno andiamo a vedere il mondo Attilio con un po' più nei dettagli. Grazie. Agenzia Spettacoli Attilio. Presso l'Agenzia Spettacoli Attilio, a Milano, puoi trovare le migliori orchestre da liscio. Per chi ama la musica internazionale, ospiti per i tuoi concerti. Le migliori scuole di latino americano, ospiti anni 70-80, per riassaporare i grandi successi evergreen e sognare tempi che hanno segnato momenti importanti della musica leggera. Per le tue feste, compleanni, matrimoni, cresime e anniversari. Agenzia Spettacoli Attilio. Telefono 347-4331-689. Rieccoci qua, rieccoci in studio, amici. E siamo nuovamente in vostra compagnia, siete adesso ormai, sono già le 6:20, quindi siete già in tanti che cominciano a far da mangiare. A spadellare. Voi massai, eh? A spadellare. A spadellare, sì, magari anche perché adesso ormai, ahimè, viene buio presto. Eh sì, se come l'ora. Siamo tornati nel buio, alle 6 è già tutto buio, che peccato, io che amo l'estate così. Come amo sentire la voce e la musica di Elisa! Ciao! Adesso una volta ciao, come stai? Adesso invece ti tocchiamo, quando... ciao, che? Come stai? Tutto bene, non succede niente. Senti, il secondo pezzo adesso, noi sì. Abbiamo di solito il secondo pezzo dell'ospite è un video. Sì. Ecco, che video ci presenti questa sera? È un video molto semplice, ma comunque si vede tutta l'orchestra, tutti i nostri musicisti, davvero bravi, insomma, li ammiro, quindi è sempre un gran piacere mostrarli al nostro pubblico. Riguardo una canzone, una cover che sicuramente farà tornare indietro tutto il nostro pubblico e tutto il pubblico che ho alle mie spalle dolcissimo, ci tengo sempre a ricordarlo. Senza di loro, Bravissima. È una canzone che ho voluto riarrangiare perché adesso Roberto, quando ero piccina così e mamma e papà andavano a lavorare, ovviamente chi mi teneva? I dolci nonni, che io li porto sempre nel cuore, chi c'è ancora? Chi... C'ero anch'io lì, eh? Sì. Mi sa di sì. Chi mi sta guardando dall'alto, ma comunque i nonni per me sono una cosa fondamentale e quindi anche nella musica ho voluto portare nel mio lavoro insomma questi bei ricordi e io mi ricordo Iva Zanicchi con La ruota della fortuna. Sì, è vero. No, scusami, con il prezzo okay, giusto. Sì, poi c'era anche il periodo, era un periodo mai buongiorno quello anche, sì, no? Però io avevo questa Iva Zanicchi, mi ricordo la nonna che guardava sta televisione, sta trasmissione e quindi ho detto voglio fare un pezzo suo ed è Testarda io. Testarda io, che proprio ti servisce per certi sì, aspetti. Sì, sì, assolutamente vero? Sì. Si dice un po' per le donne. Testarda io per voi. Stop!
bravissima, sono di qua, complimenti, grazie. Abbiamo visto qualche pezzettino del video che scorreva, un video diciamo live. Sì, live, durante una serata in una discoteca nel Veneto. Preferisci registrare i video così live durante le serate o quelli in studio, costruiti, non so, con una trama? Ma guarda, sono belli tutti e due, nel senso che mi piace fare questo lavoro, quindi in qualsiasi modo. Sì, in qualsiasi modo che mi dà il modo di esprimermi. E di farti conoscere la gente, perché poi quando ci sono questi video live è bello perché la gente a casa vede com'è. Diciamo che i live è più facile, mentre quelli costruiti, i videoclip, c'è più da lavorare. C'è più da lavorare, più alquanto stressante, però è soddisfacente lo stesso, davvero. Bene, complimenti ancora. Allora, andiamo a vedere lo spot di un locale. Grazie. Di un locale che voi conoscete molto bene, il Globo, 5 sale e 5 generi musicali. La Maxi Discoteca, il Globo di Borgo Vercelli. 5 sale, 5 tipi di musica diverse. Liscio, latinoamericano, commerciale, revival, disco music. Venerdì 3 gennaio al Globo si balla con Stefano Frigerio. Sabato 4, i Panda. Domenica 5, Katia e gli Ikebana. E amici, ricordatelo, l'appuntamento di lunedì 6 gennaio, l'Epifania, con l'orchestra Il Grande Evento. 5 sale, 5 generi musicali. Per le vostre prenotazioni, personale qualificato a vostra disposizione. 0161 21 35 78. Eri distratto, mi sono distratto un attimo, qui bisogna fare attenzione che devi guardare di qua, di là, devi guardare qua. Bene, allora andiamo avanti, sempre con la musica, è la tua volta adesso. È la mia volta? È la tua volta, sì. Una canzone famosa anche questa, anni 60, 70. Sì, negli anni 60, nada dei tempi. Io c'ero. Bene. Io no! Voi c'eravate? No. Qualcuno c'era, Ma che freddo fa, anche se qui non fa molto freddo. Però no, non ancora, dai. Per voi Daniela, Beppe, Dani, Bende. Grazie Alex. Non c'è. Cosa è successo? Daniela! Pronto? È per quello, c'è la regia. Ci dica, regia. Sì. Cosa succede? Si è rotto? Si è rotto, cambio. Che fortuna! Bene. E allora facciamo qualcos'altro? Sì, allora andiamo avanti. Andiamo avanti, sì. Ci spostiamo nell'angolo delle curiosità? Ecco, sì, andiamo amici. Questo è il bello della diretta. Lo facciamo dopo. Va bene. Tieni. Signor presentatore ufficiale, che ti riesco a telefonare. Venga qua, e tenga schiacciato. Lei tenga tutte le volte che cercano di chiamare, schiacci lì. Faccio io. Bene. Perché pensi che non succede mai che si è incastra. Proprio sulla Daniela doveva capitare. Pensi che roba. Cominciamo, per carità. È tempo delle castagne, ma no, per carità. Senta, io vado una, lei mi lasci qua gelato. C'è un altro. Comunque ne tenga due, non va bene. Grazie. Ah, signore. Eccoci qua! Non vedevamo l'ora di fare l'angolo della curiosità con l'amico Maurizio Rebuffa, che è il titolare della, la dica lei perché io non ci riesco mai. La Sneakers e Dance City. Sneakers e Dance City. Un po' più breve SD City, possiamo dire, così lo dicono tutti. Con questo qua magari si sente meglio. Prova a sentire qua, perché non mi sento tanto bene con quello lì. Va bene, boh. Allora, dicevamo... E lei cosa fa nella vita? Io produco e vendo calzature da ballo e abbigliamento. Sì. Ha visto che noi non ci spaventiamo quando succede qualcosa in sala, non è che un altro, c'era gente che cadevano già i capelli, si strappavano già la siete degli ottimi professionisti. No, ci piace stare in casa, in famiglia, insieme ai nostri amici che da casa capiranno che qualche volta magari qualche pezzettino non succede. Dunque, noi quasi, dove siamo? Allora, noi ci troviamo, per tutti gli amici che ci seguono, a Gaglianico, alle porte di Biella, sulla strada statale Trossi, che a Gaglianico prende il nome di via Cavour 36. Dunque, intanto per raggiungervi siete serviti bene per quanto riguarda il discorso delle autostrade, infatti un punto dell'autostrada? Esattamente, con l'ultimo trasloco, e spero veramente l'ultimo in 10 anni, adesso ci troviamo esattamente a 15 chilometri dall'uscita Carisio. Bene, Roberto. Bene. Senti, voi, così gli amici adesso che sta arrivando il periodo natalizio e vogliono magari venire a trovarti magari qualche giorno prima,
di Natale, che poi c'è tutta la gente che di corsa viene a comprare da voi. Orari di apertura, così le ricordiamo, anche i giorni, a parte gli orari, anche i giorni. Esatto, allora potete venirci a trovare dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30 tutti i giorni, escluso lunedì mattina e domenica, che siamo chiusi. Ecco, poi questa qui, non la capisco dalla scrittura, che cosa sono indicate le vostre scarpe? Allora, noi praticamente ci occupiamo di tutti i balli da sala e le danze comprese, classica, moderna e finché ce n'è. E, per cui ogni tipo di scarpa, non soltanto dal latinoamericano, ma anche da liscio, vero? Anche da liscio, quindi bene. Balli standard, liscio, caraibici, latini e finché ce n'è, tutti i balli di coppia. Convenzione e sconti per gruppi da ballo, per persone, per scuole? Esatto, colgo l'occasione di, se ci sono delle scuole di ballo che ci seguono, noi abbiamo dei listini e condizioni personalizzate per questo tipo di realtà, e quindi se ci telefonano o vengono a trovarci in negozio scopriremo insieme qual è sicuramente l'offerta più vantaggiosa per loro. Senti, ma al di là del fatto che sono cose molto belle, noi abbiamo una vetrina a Globo di Borgo Vercelli, abbiamo la possibilità di poterli vedere da vicino praticamente tutti i venerdì, sabato e domenica, a parte del prodotto, solo alcune indicazioni di quello che invece avete nel vostro outlet. Infatti c'è un reparto anche proprio outlet aperto. Esatto, essendo produttori delle nostre calzature siamo l'unica realtà che ha un reparto outlet sempre aperto, quindi il cliente che non vuole spendere o vuole comunque una scarpa da battaglia o vuole un prodotto economico, da noi lo trova sicuramente tutto l'anno. Il discorso del perché una cosa è bella, non sempre una cosa bella costa caro, infatti i vostri pezzi sono molto vantaggiosi, io credo, non soltanto perché comunque le fate voi, ma anche perché avete tenuto i prezzi per il periodo che c'è in questo momento, no? Esattamente, non abbiamo applicato praticamente aumenti dal 2007 fino ad oggi. Anzi, lì poi sulla vetrina che c'è al Globo ho visto sconti 20%, solo certi periodi però. Allora, noi facciamo i saldi due volte all'anno e anche qui ribadisco che siamo l'unica realtà di questo settore, gennaio, febbraio e luglio e agosto, oltre al reparto outlet abbiamo le famose 8 settimane di saldi che hanno tutti i negozi di abbigliamento. E ricordiamo per finire ancora dove ci troviamo, a Gaglianico e il numero di telefono. Allora, Gaglianico, via Cavour 36, alle porte di Biella, potete chiamarci allo 015 9181 121, questo è il nostro telefono. Quindi andate a trovare l'amico Maurizio De Buffa nella sua realtà di Gaglianico, sicuramente troverete un'idea regalo, non soltanto un'idea d'acquisto per il periodo natalizio, ma avremo modo magari anche, vieni ancora a trovarci, sì, così ci dai anche qualche news degli ultimi momenti del mondo latino o qualcosa di... Assolutamente, visto che siete tutti simpatici, anche qui la situazione deve è molto gradevole. Deve dirlo per contratto, non è che... No, dimmi. Va bene, grazie. È la volta del nostro Paolo Bagnasco. Guarda vicino a lei che è più bello, diciamo. No, in mezzo, così, sì. Ecco. Sì, meraviglioso, grazie. Con un bel... Un valzer, musette. Musette, dal titolo? Serenata parigina. Serenata parigina, per voi Paolo Bagnasco. Speriamo che funzioni, No! We'll be right back.
signora, se... Soddisfatta, bravo, Pagliasco. Il nostro Paolo è riuscito a soddisfare la signora. Siamo proprio con una. Anche la signora. Va bene. Allora adesso proviamo a rifare quello di prima. Proviamo fare quello di prima, ora va. Dici che va. Il nostro presentatore è sparito. Non tirarmela adesso. No, ti spiego. È giornata un po' così. Quello non andava. Il presentatore è sparito perché gli stavano portando veramente via la macchina col carro a attrezzi. Quindi, vabbè, oggi è così. Signori, per voi Daniela, ma che freddo fa, ci riproviamo. I grandi successi. Vai! Grazie. Ma che freddo fa, in effetti sono andato, come diceva Capri, a spostare la macchina, ma non è vero, era uno scherzo, eravamo impegnati, uno in regia, uno presentava, d'altra parte le cose sono tante e bisogna farle in pochi minuti. Sì. Allora, che bella canzone. Piaciuta? Sì. Le canzoni degli anni. Parte. Era la tua epoca, maestro. Sì. Ho parlato il mio coscritto, pensa, è vecchio come me.
dall'altra parte, siamo uguali proprio, no? Sì. Sì. Io sono più alto. Però, sì. Di solito c'è sempre negli gemelli diversi. Parlando di gemelli, guarda. Quindi, quando è che li facciamo? So, qualche performance, sì, al più presto. Prima più di presto. Natale? Sì, prima di Natale. Promesso, Promesso. Di Natale. Ah, deve essere una cosa che... Portate i mattoni per... Momento vergognoso della televisione, come sempre, no. Ci sarà anche per voi, amici da casa. E finalmente vediamo anche questo volto. Lei dice che è una donna, ma non è una santa proprio, ma nel senso canoro della situazione. E allora la chiamiamo qua vicino, Mary. Mary. Abbiamo sempre visto Elisa. Mary. No, niente, ogni tanto mi prendevo con un po' di quel rossetto che mi ha regalato, me lo mettevo sì, di qua. Sì, ma basta, cioè, adesso, poi rimane senza. Ma sai com'è? D'altra non parte... Non è mai abbastanza. No. Ti abitui, non posso. È vero, eh? Lo so, poi mi abito troppo bene. Senti, questa canzone che tu ci presenti è una delle canzoni che tu di fai... Di Rosanna Fratello. E fai di solito nelle tue serate. Nelle serate, io sì. Ho visto una notte, stavo girando per la televisione ai vari canali, e chi vedo? Mary Elisa, non ho capito dove, ma penso nel Veneto, nella vostra zona... E ho visto voi due che cantavate e avevate una gonna con un cuore. Ecco, dov'era questo? Dov'era questo? Di Padova. Ah, ecco, allora ci ho azzeccato che era in quella zona. Sì, che avevate il cuore con questa, la gonna in pelle. Ti è rimasto impresso. Un bel cuore. Sì, no, mi è rimasto impresso perché due bei cuori veramente. Un bel cuore. Quando eravate, due bei cuori. Provolin, ciao Gioia, ci vediamo presto. Allora adesso sentiamo questa canzone, ripetiamo il titolo. Sono una donna, ma non sono una santa. Forse è vero. La 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 la
signori, Mary ed Elisa, partiamo con la sigla velocissimamente. Allora, un grazie di cuore, stretto agli amici, al nostro carinissimo pubblico, grazie di cuore, grazie. È stato qua con noi, con le sue proposte, Maurizio Rebuffa. Vengono da lontano, meravigliose, Mary Elisa da Padova, per voi. Lui con la sua fisarmonica, Bagnasco, Paolo Bagnasco. Lei graziosa come sempre, Daniela. E lui mi fa sempre disperare, Alex Cabrio. Grazie di cuore amici, ci troviamo la settimana prossima. Mi raccomando, un grande appuntamento, l'ospite Diego Zamboni con altri tantissimi amici che verranno a trovarci. Un importante angolo della curiosità, amici di Video Novara, grazie di cuore e un arrivederci presto a tutti voi. Ciao, a mercoledì prossimo, grazie.